In gara 1 è successo quello che non doveva succedere. A causa di una manovra molto al limite di un mio avversario per evitare il sorpasso, mi sono ritrovato a terra a 220 km/h. Risultato? Moto distrutta, parecchie botte, zero punti e un mezzo completamente da ricostruire nella notte. Il mio obiettivo è semplice: ristabilire le distanze dai miei inseguitori in campionato e dimostrare che in gara 1 avevamo la vittoria in tasca. Bene, 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 direi pronti per questa gara 2 qui al Mugello a altissima tensione. Dai, a parte gli scherzi, dopo gara 1 ci siamo chiariti io e Andrea, ovviamente ognuno ha la sua visione delle cose, ci sta, speriamo che questa gara 2 sia corretta, con una bella lotta, dura ma non scorretta. Partenze non sono il mio forte, lo so, non ditemi niente. Ma gli ingressi alla prima curva direi di sì. Ok, copione identico a ieri, adesso mi ritrovo dietro a Mantovani con un po' di svantaggio, sarò attorno agli 8 decimi un secondo. Non sono così sicuro di essere efficace come ieri perché fa molto più fresco, stiamo correndo alle 9.45 di mattina, quindi condizioni completamente diverse e penso di non avere tutto quel vantaggio che invece avevo ieri. Comunque in ogni caso adesso la cosa più importante è cercare di chiudere il gap e ritornare sotto ad Andrea. Bene, anche oggi dopo un giro sono già di nuovo sotto, non pensavo di essere così efficace con queste temperature e invece devo essere sincero, mi sto proprio divertendo su questa moto, il team ha fatto un lavoro pazzesco e la moto si guida da Dio. Ma di sicuro non farò più l'errore di ieri, quindi aspetterò un'occasione veramente ghiotta per buttarmi dentro senza rischi. Anche perché 1-0 l'ho già fatto ieri, in campionato sono ancora primo ma le distanze si sono molto accorciate. Quindi la parola d'ordine oggi è vincere se ce n'è la possibilità, senza cadere in tranelli particolari perché un errore oggi si paga veramente caro. Niente, come l'ho detto, mi sento l'orso Yogi quando vede il miele, appena vedo quello spazzettino lì è troppo succulento, cioè almeno devo farmi vedere.
della gara mi sembra più o meno quello di ieri, quindi come vedete non sto forzando le uscite, non sto esagerando in ingresso, sto andando al massimo ma senza prendere neanche un rischio. Andrea lì davanti lo vedo un po' meglio rispetto a ieri con il fresco, ma comunque non mega incisivo, quindi per adesso fase studio. Che bomba ho preso sulla telecamera, la moto mi ha fatto un vuoto allucinante. No, non ci credo, non ci credo. Problema tecnico, non so cosa sia, come vedete salendo di giri ci sono delle interruzioni di corrente e di potenza. Per adesso me l'ha fatto solo in uscita dalle Biondetti e in pieno rettilineo. Questo vuol dire che accade maggiormente con il gas al 100%. Non so cosa pensare, andiamo con ordine. Cosa può essere? O la cella di carico del cambio elettronico, o la frizione troppo tirata che, leggendo il movimento ad alta velocità, interrompe corrente, o un problema alla pompa della benzina, o un problema elettronico. Quindi nei prossimi giri, se ricapiterà, proverò a fare quello che posso fare andando a 300 all'ora. Sistemare il registro frizione, tenere puntata la leva in alto e in basso a vedere se cambia qualcosa, non posso fare tanto altro. I primi due settori di pista, niente. Stranissimo. Boh. Ragazzi, è pazzesco, ho questo problema solo uscita Biondetti full gas e sul rettilineo full gas. Adesso proverò a tenere il piede puntato sulla cella di carico del cambio elettronico a vedere se magari è quello che fa contatto e se magari cambia qualcosa. Niente, di nuovo alle Biondetti, stesso identico problema. E nonostante tutto, con le interruzioni di corrente e la moto che fa molta più fatica a prendere giri, riesco in ogni caso a vedere sempre Andrea. Però in ogni caso so che se continuerà così e andrà sempre peggio, sarà impossibile tenere il passo. Principale non riesco neanche ad appoggiare la sesta e di quinta non tiro neanche la marcia. Difatti, come vedete, non si accendono nemmeno i LED. Adesso Andrea ormai è andato. L'unica cosa importante è cercare di non rischiare troppo in curva, perché se avessi un'interruzione di corrente alla massima piega di sicuro mi si chiuderebbe lo sterzo. Quindi l'importante è portare la moto in fondo e non perdere alla fine questa prima posizione di campionato.
devo arrivare in fondo. L'ultima cosa che mi rimane da fare per cercare di migliorare questo problema, se è questo, è girare la rotellina del rimando della frizione per avere più gioco e capire se magari è quello lì che fa contatto, perché certe volte c'è stato il problema che alle alte velocità, con lo sfarfallio della frizione e del sensore, ci potesse essere un'interruzione di corrente. In ogni caso le sto provando tutte, non è di sicuro quello, ma tentar non nuoce. Beh, ragazzi, che dire, una gran sfiga come al solito, ma anche un gran culo essere riuscito ad arrivare in fondo. Di sicuro una seconda posizione in gara che mi sta strettissima. Ma dopo tutto questo, secondo me, deriva da quello che è successo ieri. Pensiamo positivo, in ogni caso, sono primo in campionato, ho fatto primo in gara rispetto a tutti i miei avversari in campionato, quindi vabbè. Va bene così, anche se sto rosicando tantissimo. In ogni caso, torniamo ai box, facciamo podio e poi ne parliamo meglio. Ovviamente dopo la sculata di Misano non poteva andare tutto bene anche qui al Mugello, però neanche cadere a 220 all'ora per colpa di un'altra persona e poi aver questo problema tecnico durante la gara. Però dopo tutto, come direbbe Thanos, in equilibrio, come tutto dovrebbe essere. Perfettamente bilanciato, come tutto dovrebbe essere. A parte queste citazioni avengeriane, ve la spiego molto rapida. C'è stato un problema tecnico derivante dalla pompa della benzina. Comunque niente, è un peccato perché questo crea ancora più lavoro da fare in questi 10 giorni in vista del National che sarà a Imola. Anche perché c'era già del lavoro da fare con il motore, che dobbiamo dargli uno steppettino in più per avvicinarci alla concorrenza. E ci sarà anche invece il discorso di ricontrollarla tutta un'altra volta. È un peccato appunto che tutto questo succeda non per cause proprie, ma sono le corse. E soprattutto questo secondo posto è veramente il secondo posto meno goduto di tutta la mia vita, perché sapere che ne hai sia in gara 1 che in gara 2 e non poter agguantare quello che doveva essere tuo, veramente nervoso. Vabbè, in ogni caso siamo primi in campionato ancora, con tanto margine. Però lo sapete, non siamo qui a pettinare le bambole. Se c'è un avversario davanti bisogna passarlo, che sia wild card, che non sia wild card. Io le gare le vivo così. Quindi ve lo ricordo, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina, e ci vediamo a Imola con due gare veramente veramente importanti per il National. Gas, e ci vediamo al prossimo video.